Amen. Praise God. Sia lodato Dio. Thank you so much, Pastor. Grazie mille, Pastore. And all of you for allowing me to come and be together with you. E per ognuno di voi che mi ha permesso di venire ed essere insieme a voi. I am in one of my favorite nations in the world. Io sono in una delle mie favorite nazioni, preferite nazioni nel mondo. I love Italy. Io amo l'Italia. But in 10 or 12 days. In 10 o 12 giorni. Now, right now we love each other. Adesso ci amiamo. But in 10 and 12 days. Ma tra 10 e 12 giorni. Sweden. La Svezia. Will meet Italy. Incontrerà l'Italia. Who will go to World Championship? Chi è che andrà al campionato mondiale? I will pray for you the day after. Io pregherò per voi il giorno dopo. Help them now in their sorrow and their pain. Aiutali adesso nel loro dolore e nella loro tristezza. I love Italy. Io amo l'Italia. I love the people. Amo le persone. The language. La lingua. The food. Il cibo. It's fantastic. È fantastico. And I see you have a beautiful church here. E vedo che avete una bellissima chiesa qui. So I'm privileged and honored to be here. E sono privilegiato e onorato di essere qui. I have been in ministry since 1991. Io sono nel ministero dal 1991. That's 26, soon to be 27 years. Sono quasi 26 anni. So I started preaching when I was obviously I started preaching when I was like 2 years old. Ho iniziato a predicare ovviamente quando avevo 2 anni. I've been a missionary in Africa. Sono un missionario in Africa. We worked among the Maasai people. Abbiamo lavorato con il popolo Maasai. Which is a tribal people, very traditional. Che è un popolo tribale molto tradizionale. Out in the bush. In mezzo alle foreste. And then we worked with the church in a city called Mombasa. E poi abbiamo lavorato in una città, con una chiesa in una città chiamata Mombasa. Where we had the incredible grace to be a part of an amazing revival. Dove abbiamo avuto la grazia di partecipare a un meraviglioso risveglio. So our church grew to around 25,000 members. Quella chiesa, la nostra chiesa, è cresciuta all'incirca in 25.000 persone. We prayed with around 400 people to salvation every Sunday. Abbiamo pregato all'incirca con 400 persone ogni domenica. And this is in a very Muslim dominated city. E questa è una città molto grande, molto dominante. So after that I was in Uppsala for 9 years in a church there. Dopo questo sono stato per 9 anni a Uppsala. I planted churches. Ho piantato chiese. And for the last few years we went together two churches. E nell'ultimo anno sono riunite 2 chiese. And 3 years ago we were around 500 people. E 3 anni fa eravamo all'incirca 500 persone. And now we are around 1,000. Adesso siamo all'incirca 1,000. In Gothenburg, Sweden. In Gutenberg, in Svezia. And 2 weeks ago we went from being called Connect Church to be Hillsong Church. E 2 settimane fa da Connect Church siamo diventati Hillsong Church. So we are experiencing a very exciting time. Quindi stiamo sperimentando un tempo molto bello, molto eccitante. I don't know what the pastor said. Io non so cosa il pastore dice. But I'm not going to preach about how we grow today. Ma io non predicherò su come siamo diventati grandi, siamo cresciuti. I will give him all the keys during the pastor's conference. Vi darò ogni chiave durante la conferenza per leader. You know, the keys to growth are usually very simple. Le chiavi per crescere sono molto semplici. Prayer, la preghiera, doing the work,
fare il lavoro and reaching the lost. E cercare i perduti. No, when I was praying, I want to share a very very simple message with you this morning. Mentre pregavo ho ricevuto un messaggio molto molto semplice per noi. I hope that if that is okay with you. E spero che sia okay per tutti quanti. It's, you know, you have some of those things that change your life. Ci sono delle cose che cambiano la nostra vita. And I just want to share a truth that changed my life. E io voglio condividere con voi una verità che ha cambiato la mia vita. And I'm going to start reading from Romans chapter 8. Io leggerò da Romani 8, verse 37. Verso 37. Romans chapter 8. Romani 8, verse 37. Verso 37. It says, dice così, yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. In all these things, in ognuna di queste cose, we are more than conquerors. Noi siamo più che vincitori. Amen. Amen. You know, Jesus has won a victory on the cross. Sapete, Gesù ha avuto una vittoria sulla croce. Amen. Amen. When he died on the cross, he won 100% victory. E quando è morto sulla croce ha vinto al 100%. Not a 99%. Non 99%. But 100% victory. Ma al 100%. He defeated death. Ha distrutto la morte. He defeated sin. Ha sconfitto il peccato. And he won the eternal reward. E ha vinto un'eterna ricompensa. Amen. Amen. So but sometimes, you know, when we talk about victory in Christ, ma ogni tanto quando parliamo di vittoria in Cristo, because you know life happens to us. Perché sapete, la vita accade a noi. Amen. Anybody here experienced life? C'è qualcuno qui che sta sperimentando la vita? And you know life is like this. E la vita, sapete, è così. It's ups and downs. Sono sopra e sotto. So one day when I was very young. E un giorno quando ero molto giovane. Sorry, let me change that. Scusate, lasciatemi cambiare la versione. When I was younger. Quando ero più giovane. I was very discouraged. Ero molto scoraggiato. Very down. Molto giù. So I met a guy and he was not saved. E così incontrai un ragazzo che non era salvato. And he just said one thing to me. E lui mi disse una sola cosa. He said, Floyd Patterson. Sorry? Floyd Patterson, it's a name. Ok. Mi ha detto Floyd Patterson. And I said, what? Cosa? Lui disse. He said, Floyd Patterson. Floyd Patterson. And he gave me a lesson about Floyd Patterson. E lui mi ha dato una lezione su Floyd Patterson. Now, I don't think anybody here knows who Floyd Patterson is. Io penso che nessuno qui dentro sappia chi sia Floyd Patterson. If you're a little bit older generation, se siete un po' nella generazione più vecchia, and you like boxing, e vi piace il box, you might know. Potrebbe essere che lo conosciate. Because he, in 1956, he became the world, the heavyweight champion of the world in boxing. Perché nel 1954 è diventato il campione mondiale dei pesi massimi. The thing is that he had a brother who had a daughter who went to my school in Sweden. Il fatto che lui aveva una figlia. Sorry, can you repeat? He had a brother. Aveva un fratello. Who had a daughter. Che aveva una figlia. Who went in my school. Che andò nella sua scuola. So I, basically his family, okay. Praticamente famiglia con me. So anyway, we Sweden has only have one heavyweight champion of the world ever in boxing. La Svezia ha avuto un solo campione mondiale di pesi massimi di box. His name was Ingmar Johansson. E il suo nome era Ingmar Johansson. Sì. It's a history lesson time now. È una lezione di storia adesso. You see, Floyd Patterson was the world champion. Floyd Patterson era il campione mondiale. And Ingmar Johansson from Sweden met him. Sorry? Ingmar Johansson from Sweden. Okay, Ingmar Johansson. In 1959. Nel 1900,
1959. They were fighting in Las Vegas or whatever, wherever they are. Stavano fighting. Combattendo in Las Vegas o dovunque stessero combattendo. And Ingmar Johansson won. E Ingmar Johansson vinse. So the year after, Floyd Patterson asks for a rematch. E quindi l'anno dopo Floyd Patterson chiese una rivincita. Now everybody said, che ognuno dica in questo momento, no one has ever won, taken back the belt, you know. Sorry? No one has ever taken back the belt, the okay. Victory belt. Ok, nessuno ha mai riavuto la cintura della vittoria. So they said to Floyd Patterson, you've lost it, it's impossible. Quindi gli dissero a Floyd Patterson, tu hai perso e basta, è finita qui. So in 1960, quindi nel 1960, these two guys fight an historic fight. Questi due uomini combatterono una battaglia, un combattimento storico. Ingmar Johansson, a Swede, uno svedese. I mean, cioè, Swedish people. Vuoi dire, gli svedesi sono very good. Sono davvero forti. So they start this fight. Quindi iniziarono a combattere, a lottare. And everybody from the beginning of the fight said Floyd Patterson has no chance. E tutti dall'inizio dissero Floyd Patterson non ha nessuna chance. And Ingmar Johansson. E Ingmar Johansson. He hits Floyd Patterson. Buttò giù Floyd Patterson. He wins, goes down on the ground. E lui cadde per terra. And the judge starts to count. E i giudici iniziarono a contare. One. Uno. Due. Three. Four. Quattro. You know, the guys who are talking, you know, gli speaker che stavano commentando. They said the game is over. Dissero il gioco è finito. Floyd Patterson is beaten. Floyd Patterson è stato sconfitto. At seven, al 7, he raises up again. Lui si rialzò. So everybody said what? E tutti dissero cosa? So they continue to fight. E continuarono a combattere. After a little time, Ingmar Johansson hits him down a second time. Dopo poco tempo, Ingmar Johansson lo colpì un'altra volta. And now they say now he's definitely gone. E adesso tutti dicevano adesso definitivamente è they a terra. Count one, contarono uno, two, due, three, tre. And he rises up again. E al tre si rialza ancora. Listen, that fight. Quella battaglia, quel combattimento. Floyd Patterson was down to be counted out seven times. In quel combattimento Floyd Patterson andò a terra per 7 volte. Seven times the whole world said he's lost. Per 7 volte tutto il mondo disse lui ha perso. But after the seventh time, ma dopo la settima volta, he rises up again. Lui si rialzò ancora. And against all odds, e contro ogni previsione. He beats Ingmar Johansson and wins the victory. Colpì Ingmar Johansson e ebbe la vittoria. Listen. Ascoltate. The guy who told me Floyd Patterson. Il tizio che mi disse Floyd Patterson. He said to me like this. Lui mi disse così. You know Floyd Patterson wasn't known to be the best boxer. Floyd Patterson non è conosciuto per essere il miglior boxer. But he was known for the guy who always rose up again. Ma lui era conosciuto come l'uomo che continuava ad alzarsi in piedi. So this guy said to me. E questo ragazzo gli disse. Who do you want to be? Chi vuoi essere? The guy who stays on the ground. Il ragazzo che sta a terra. Or the one who rises up again. O colui che si alza in piedi. Now, in 1992. Ora nel 1992. I was in Bulgaria. Ero in Bulgaria. And I was we had the big festival crusades. E noi avevamo crusades. una crociata, un festival. And this was in the very beginning of my ministry when I was preaching. Questo era all'inizio del mio ministero quando predicavo. So I was even younger than I am right now. Quindi ero ancora più giovane di quello che sono adesso.
I know it's hard to believe. So che è difficile crederci. So I went up early in the morning. Quindi mi svegliai molto molto presto. To pray. Per pregare. Because I had this thing that I was really, you know, wanted to get. Perché volevo davvero raggiungere. Qualcosa. So I woke up like 4:30 in the morning. E quindi svegliai alle 4:30 del mattino. And when the sun went up, I went out to just pray. Quando il sole si alzò, io ero già a pregare. And we were in the city of Stara Zagora. E eravamo nella città di Stara Zagora. I will never forget this for the rest of my life. Non mi dimenticherò mai di questo per il resto della vita. So I walked praying, and I was really, you know, praying, Lord, I want this. E quindi io pregavo, Signore, io voglio questo, io lo voglio. And I came to a little bridge over a small river. E quindi arrivai su un piccolo ponte al di sopra di un piccolo ruscello. I was completely alone. Ero completamente da solo. It was 5 in the morning. Nobody is awake 5 in the morning in Bulgaria. Alle 5 del mattino in Bulgaria nessuno è sveglio. So I was like praying. I stood there at this bridge. E quindi ero in piedi e stavo pregando su questo ponte. And suddenly I heard like God was speaking to me. E in quel momento sentii che Dio mi stava parlando. And it came so strong. E venne così forte. And I should say of 26 years in ministry. E io posso dire che in 26 anni di ministerio. Only few times in my life. Solo poche volte. Have I heard God speak like He did that time? Ho sentito Dio parlare come quella volta. So I was saying, God, I want this. E quindi dicevo, Dio, io voglio questo. And He spoke to me. E lui parlò. Are you willing to fight for it? Sei pronto a combattere per questo? And I was thinking. E io pensavo. That depends. Dipende. You know, if you fight for something. Sapete, se voi combattete per qualcosa. Everybody sees that you are fighting for something. Tutti vedono che tu stai combattendo per qualcosa. If you don't get it, se tu non lo ricevi, it will be very embarrassing. Sarebbe davvero imbarazzante. So I said to God, well, I'm willing to fight for it if I knew that I could get it. Quindi io dissi a Dio, Dio, io combatterei se fossi certo di ricevere quello che per cui io combatto. And God answered me in a very strange way. E Dio mi chiese in maniera molto forte. Now, He gave me two pictures. Mi diede due immagini. The first was basically the Holy Spirit reminded me of a book that I have read once. E la prima fu lo Spirito Santo che mi ricordava un libro che avevo letto. It's a book it's called More Than a Conqueror. È intitolato Più che conquistatori. And it's this guy who with an illustration shows what it means that we are more than conquerors in Christ Jesus. È uno scrittore che attraverso illustrazioni lascia comprendere a noi cos'è essere più che vincitori in Cristo. It's this boxer. È questo libro. Who trains for the big fight? Sorry. Who trains? Trains. It's about this boxer. Ah, ok, su questo boxer che si prepara. Who trains for the big fight. Che si prepara per il grande combattimento. The big fight, the winner will win $1 million. Il vincitore di questo combattimento vincerà $1 million. So he trains. Così lui si prepara. So one day, un giorno, he goes up into the ring. Va sul ring. And he starts fighting. E inizia a combattere. And he gets hit. E viene colpito. You know, the nose breaks. Il naso si rompe. The eyebrows breaks. E il sopracciglio si spacca. The ribs breaks. E le costole si rompono. He has pain everywhere. Dolore ovunque. But then he hits the other one and he wins the victory. Ma lui tira un pugno all'altro e vince. So he has pain everywhere. Quindi dolori ovunque. But he's a conqueror. Ma lui ha vinto, è un più che vincitore. So they give him the $1 million. E quindi gli danno $1 million. He goes into the shower. Va nella doccia. He dresses, he puts on his ordinary clothes. Si mette vestiti normali.
He takes his $1 million. Prende il suo milione di dollari. He goes home. Torna a casa. He opens the door. Apre la porta. And he says, e dice: "Honey, amore, I won. Ho vinto. I'm a conqueror. Sono più che vincitore." His wife says, sua moglie dice: "Thank you, darling." Grazie, amore. She is more than a conqueror. Lei è più che vincitrice. Lui è stato vincitore. Lei più che vincitrice. You know, that's our victory. Questa è la nostra vittoria. Jesus paid the price. Gesù pagò il prezzo. He took the punches. Lui prese i pugni. And he did all the fighting. Lui ha fatto tutto il combattimento. All we have to do is say thank you, Jesus. Tutto ciò che noi dobbiamo fare è grazie, Gesù. Amen. Amen. So I'm standing here on the bridge. Quindi ero in piedi su questo ponte. So I get reminded of this picture. E venivo, mi ricordavo di questa immagine. And then suddenly, ma ad un certo punto, it's like a vision. È come una visione. Fu come una visione. It's like I seeing myself. È come se vidi me stesso. With boxing gloves on. Con i guantoni da box. And in this vision, it comes three men towards me. E in questa visione vennero tre uomini contro di me. They have these white shirts. Questi tre uomini verso di me avevano magliette bianche. With a black, you know, tie. Ah, camicie bianche con il papillon. And they come and say to me, Thomas. E vennero e mi dissero: Thomas. We are the judges. Noi siamo i giudici. And you're gonna go up and fight. E tu andrai e combatterai. But listen. Ma ascolta. The fight is paid for. Il combattimento è già stato pagato. So if you go up and fight, quindi se tu vai su e combatti, as long as you stand up, finché resti in piedi, when the last bell goes, quando l'ultima campana sarà suonata, you will win. Tu vincerai. So I'm looking up and I see this big, you know, the boxing ring. E quindi vedevo questo grande ring. And in the other corner I see it's very hard to explain. E nell'altro angolo è difficile da spiegare, ma vedi. That challenge, the specific challenge that I had, the goal that I wanted to reach. Ma quell'obiettivo che volevo raggiungere, quella sfida che avevo. Was the opponent in the ring. Era il mio oppositore nel ring. Do you understand what I'm trying to say? Comprendete ciò che sto cercando di dire? So you know, Jesus has won a victory for our lives. Gesù ha vinto una vittoria per la nostra vita. But we still have fights in our life. Ma noi abbiamo ancora vittorie nella nostra vita. But here there are three judges saying. Ma ecco che ci sono tre giudici che dicono. You cannot lose. Non puoi perdere. You can only give up. Puoi solo arrenderti. You cannot lose. Non puoi perdere. You can only give up. Puoi solo arrenderti. You cannot lose. Non puoi perdere. You can only give up. Puoi solo arrenderti. So I jump up in the ring. Quindi mi metto sul ring. And you know what happens? E sapete cosa è successo? The first thing that happens. La prima cosa che succede? And this is like a vision now. E questa è come una visione adesso. But still that opponent who comes against me and he's big. È il mio avversario che viene contro di me, è grosso, è grande. Even bigger than me. Più grande di me. And that says something. E questo già dice qualcosa. And he comes and he hits me. E arriva e mi tira un pugno. It's like it's a vision, but I can feel that glove hitting my face. I fall down on my floor. È una visione, ma io posso sentire il guantone che mi arriva in faccia, io che cado per terra. And it hurts. E fa male. And I'm laying there on the floor and I'm feeling this pain. E io sono lì per terra e sto sentendo questo dolore. You know, I feel the blood pumping through my, you know, veins. Sento il sangue che pulsa nelle mie vene. And I'm laying there and I'm thinking. E sono lì per terra e penso. If I rise up again, se mi alzo in piedi ancora, I'm gonna be hit again. Sarò colpito ancora.
While I'm lay there, e mentre sono lì per terra, the word of God comes back to me. La parola di Dio ritorna. Are you willing to fight for it? Sei pronto per combattere? So I'm laying there and I'm looking and I see these three judges. E così sono per terra, guardo e vedo questi tre giudici. And I'm thinking, e penso, I have to make a choice. Devo fare una scelta. To believe in their word, di credere nella parola dei tre giudici, that I will win, che io vincerò as long as I stand up, fin quando starò in piedi, or I will give up. Oppure mi lascerò andare. You know, I think many believers, they lose in life, they think they have lost battles in life, but they have just given up. Penso che molti cristiani nella vita abbiano pensato di aver perso delle battaglie, quando in realtà si sono soltanto lasciati andare, hanno mollato. Jesus has paid the price. Perché Gesù ha pagato il prezzo. There is victory in Christ. C'è vittoria in Cristo. The problem is we have to realize that does not mean that there is no fights. Il problema è che dobbiamo realizzare che questo non vuol dire che non ci siano battaglie. The fight is still there. Il combattimento è ancora lì. You know what faith is? Sapete cos'è la fede? Faith is believing the word of God. Fede è credere nella parola di Dio. And faith says, e la fede dice, you can do all things through Christ to strengthen potete, you. Possiamo fare ogni cosa in Cristo che nothing ci fortifica. Is impossible for niente those è impossibile. The only thing we have to realize is, la sola cosa che dobbiamo realizzare è, to get a victory in life, è che per avere una vittoria nella vita, it also means fight. Vuole anche dire combattere. And you know, in a fight, e sapete, in una battaglia we will fall. Noi cadremo. Listen, Proverbs 24. In Proverbi 24. Proverbs 24, verse 16. Versetto 16. Proverbs chapter 24, Proverbi capitolo 24 versetto 16. It says, dice, for a righteous man falls seven times and rises again, but the wicked shall fall and stay in his misery. Perché il giusto cade sette volte e si rialza, ma gli empi sono travolti dalla sventura. The righteous shall fall seven times. Il giusto cadrà sette volte. And I don't know how the Italian translation says it. E non so come si traduce in italiano. But some translation says that the righteous shall fall seven times. E alcune traduzioni dicono che il giusto cadrà sette volte. But rise up again. Ma si rialzerà ancora. But the unrighteous. Ma il l'empio. Only fall one time. Solo per una volta. Because he stays. Perché lui sta giù. In his problem. Nel suo problema. Listen. Ascolta. Seven means. Sette vuol dire forever. Per sempre. It's the eternal number. È un numero eterno. That means we will fail. Vuol dire che noi falliremo. And we will fail. E falliremo. And we will fail. E falliremo. But listen, brother and sister. Ma ascoltate, fratelli e sorelle. You cannot lose. Non possiamo perdere. You can only give up. Possiamo solo arrenderci. All we have to do is rise up again. Tutto quello che dobbiamo fare è rialzarci in piedi. Take the fight again. Riprendere a combattere. Alleluia. There are so many fights in life. Ci sono così tante battaglie in vita. Where we are laying down. In cui noi ci buttiamo a terra. And we think the fight is over. E pensiamo che il combattimento è finito. We think we lost. Pensiamo che abbiamo perso. But listen, the Holy Spirit says to you today. Ma lo Spirito Santo dice oggi. It's not over. Non è finita. Rise up again. Rialzati. Rise up again. Rialzati. Rise up again. Rialzati. Come on. Dai. That dream that you think died.
quel sogno che pensi sia morto, the goal that you did not reach, quegli obiettivi che non hai raggiunto. See, nothing is impossible for God. Niente è impossibile a Dio. If you want it, se tu lo vuoi, you can get it. Tu puoi averlo. There's only one question God asks you. C'è solo una domanda che Dio ti fa. Are you willing to fight for sei pronto a combattere per questo? Because if you're willing to fight for perché se sei pronto a combattere, there is a victory in Christ Jesus. C'è una vittoria in Cristo Gesù. You cannot lose. Non puoi perdere. You can only give up. Puoi solo arrenderti. Listen, this for me, this has become like a life message. Questo è come un messaggio per me stesso, per la mia vita. Because if we could only get the church to realize what it means to live in victory. Perché se possiamo far riuscire alla Chiesa a credere che c'è solo vittoria in Gesù. Some people think that living in victory is like doing like this. Alcuni pensano che avere vittoria nella vita vuol dire questo. They want to shut their eyes to reality. Vogliono chiudere i propri occhi alla realtà. They say, oh no, I live in faith. No, io vivo in fede. No, life is there. No, la vita è qui. Life will hit you. La vita ci colpirà. Problems will hit you. I problemi colpiranno. We will fail. Noi falliremo. We will fall. Noi cadremo. But thank God. Ma grazie a Dio. The righteous. Il giusto. Will rise up again. Si alzerà ancora. That's what makes you righteous. Questo è ciò che ci rende giusti. Not that you are perfect. Non che noi siamo perfetti. But that we try again. Ma che noi ci riproveremo. Don't give the devil the victory. Non dare al diavolo la vittoria. Rialzati. Togliti la polvere dalle spalle. E di tu, diavolo, sei un bugiardo. Come on. Vieni. Vieni. See, if the church only could understand this. Se la Chiesa può comprendere questo. One of my spiritual fathers. Uno dei miei pastori. Padri spirituali. He was an American preacher. Era un predicatore americano. His name was Lester Sumrall. Il suo nome è Lester Sumrall. Giant of faith. Un gigante della fede. He was meeting when he was a young boy. He met Smith Wigglesworth. Quando era molto giovane incontrò Smith Wilkerson. Who was a great man of God, a general che era un grande uomo di Dio. And after that, he was in every revival that God, you know, was doing on earth. E dopo di questo lui era in ogni risveglio che c'è stato sulla terra. He went to the Philippines and saw one of the greatest revivals. He was actually one of them starting one of the greatest revival in Filipino church history. Nella chiesa delle Filippine lui fu uno di coloro che portò a risveglio nelle chiese delle Filippine. A mighty man of God. Un grande uomo di Dio. When he was 80 years old. Quando aveva 18 anni. When most people would relax and stop. Quando molte persone si fermerebbero e si rilassassero. Lui iniziò un'organizzazione che si chiama Feed the Hungry, sfama i poveri e gli affamati. Scusate. It became the biggest aid Christian aid organization in the world. E divenne una delle più grandi organizzazioni ADI del mondo. So one day he is 85 years old. Quindi un giorno ha 85 anni. And a young preacher sits in the car with him. E c'è un giovane predicatore che si siede nella macchina con lui e gli dice. He says, Pastor Sumrall. E gli dice, Pastore Sam. What's the key? Qual è la chiave? What's the key of all the victories you have seen? Qual è la chiave di tutte le vittorie che tu hai visto? What's the key to stand firm, 85 years old, still preaching the gospel? Qual è la chiave di avere 85 anni e rimanere ancora vittoriosi, ancora a combattere? Ancora a predicare. Lester Sumrall was very special. Lester Sumrall era molto speciale. He talked like this. Lui pregava e lui parlava così. That's how he talked. Questo è come così il modo in cui lui parlava. And when he talked you wanted to stand in E quando lui parlava ti volevi avevi la sensazione di doverti mettere in all'attenti. So he said, "You want the key?" Quindi gli disse, "Vuoi la chiave?" Yes, yes, yes. Sì, sì. "Are you ready?" Sei pronto? Yes, 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 yes. Sì, sì. Four words. Quattro parole. Four words. Quattro parole. Okay, okay. Are you ready? Pronto? And he said, "I did not quit." Io non mi arrendo.
People start to count on the fingers. Le persone iniziano a contare. I did not quit. Io non mi arrendo. That's the key. Questa è la chiave. I never gave up. Non mi sono mai arreso. He said, I failed more times you can ever imagine. Ho fallito più volte di quanto tu possa immaginare. But I always stood up again. Ma mi sono sempre rialzato. I always tried again. Ho sempre riprovato. I never gave up. Non mi sono mai lasciato andare. You cannot lose. Non puoi perdere. You can only give up. Puoi solo mollare. If you never fight, se non combatti mai, you'll never win. Non vincerai mai. Don't be afraid of the fighting. Non avere paura del combattimento. It's a part of life. È parte della vita. The bigger the fight, più grande è il combattimento, the bigger the victory. Più grande sarà la vittoria. You know, me and a friend, sapete, io e degli amici, we climbed a mountain in Sweden. Scalammo una vetta in Svezia. It was hard. Era abbastanza difficile. Let me tell you. Lasciate che vi dica. There were no journalists there. Non c'erano giornalisti. No one wrote about it in the papers. Nessuno scrisse questo sui giornali. No diploma. Niente diplomi. You know why? Sapete perché? Mountain piccolo. Il monte era piccolo. I have another guy. Ho un altro amico. Who did the biggest challenge in his life? Che fece la più grande sfida nella sua vita. He climbed Mount Everest. Lui scalò il Monte Everest. When they were climbing, quando stavano scalando, there is a passage, c'è un passaggio, where there is dead bodies, dove ci sono corpi morti. They are frozen, they are there, they are still there because you can't bring them down. Sono congelati, sono lì perché non li puoi portare giù. What do you think it does with your head? Cosa pensate che succeda nella mente di una You're persona? Freezing. Ti hai freddo. You are delusionized because there is no air. Vedi illusioni perché non c'è aria. The air is so thin that every step is like believing that you are running a marathon. L'aria è così pesante che rarefatta che ogni passo è come fare la maratona. Everything in your body screams. Tutto quello che c'è nel tuo corpo grida. Give up. Lascia andare. This is ridiculous. Questo è ridicolo. But he kept on. Ma lui continuò. You know what? When he came to the top. Sapete cosa? Quando arrivò alla cima. Well, not on the top, but when he came down, all the journalists was there. Quando scese, tutti i giornalisti erano lì. It was on every news, you know, every television program in Sweden. Era in tutti i canali televisivi di Svezia. The bigger the fight, più grande il combattimento, the bigger the victory. Più grande la vittoria. Don't be afraid of the fight. Non aver paura del combattimento. Just don't give up. Solo non arrenderti. Listen, let me just tell you a story. Lasciate che vi racconti una storia. I am a person, I after I experienced this in 1992 in Bulgaria, I became a little stubborn. Stubborn? Stubborn, never give up, you okay. know. Dopo che ebbi questa esperienza in Bulgaria, divenni più forte. So one day, così un giorno, I was with my wife and my brother-in-law. Ero con mia moglie e mio cognato. And we went into a big sports store. E andammo in un grande negozio di sport. And in the store they had built up this big climbing wall. E in questo negozio avevano costruito questa grande parete su cui arrampicarsi. So I just stopped and I looked because I saw there were three signs. I stopped and I looked because I saw there were three signs okay. on the climbing wall. Mi fermai e vedi che c'erano tre segnali. One it says easy. Uno dice semplice. Hard. Difficile. And impossible. È impossibile. And I become like, what? E io dissi cosa? So I stopped and I said to the guy who was standing there because you could try to climb this. E tu puoi provarlo, no? Quindi c'era un ragazzo lì e gli dissi. Excuse me. Scusa?
Why do you have a sign up there that says impossible? Perché c'è un segnale lì che dice che è impossibile? What's even the purpose of putting a wall if there if you can't climb it? Che senso ha mettere una parete per arrampicarsi se è impossibile arrampicarci? See, something in me. C'era qualcosa dentro di me. That are triggered. Che si sfida, è messo in sfida. Sì, sì. That are triggered by when somebody says that something is impossible. Che come si dice? Sì, si smuove quando qualcuno dice che è impossibile, cioè si mette in sfida quando qualcuno gli dice che è impossibile. Ok. Was it good? And so I said to him, you know, is this really impossible? E gli chiesi, è davvero impossibile? He says, yeah. And he said something that he should have not said to me. E lui disse sì e disse una parola, una cosa che non doveva dirmi. Yes, for you it's impossible. Sì, per te è impossibile. There is a professional climber that made this wall, but for you it's impossible. C'è uno scalatore professionale che ce l'ha fatto, ma per te è impossibile. Like, what? Cosa? So. And my wife, e mia moglie, who knows me, che mi conosce, she went like this. Oh. E faceva così. Oh. So I said, bring it on. E disse, dai, vieni. So I put on the, I had to try it. Devo provare. So the easy one. C'era quello semplice. Had a lot of handles, you know, screwed up handles that you could climb on. Aveva tante maniglie su cui aggrapparsi. The difficult one. Quello difficile. Had all very few handles. Ne aveva davvero pochi. The impossible one. Quello impossibile. Had no handles. Non aveva maniglie. So you had to climb on the contour of the. This plastic wall. Dovevi scalare su queste concave che c'erano nella parete. So I'm starting to climb. E quindi inizio a scalare. And the first part. E la prima parte. It goes quite good. È andata abbastanza bene. So I'm coming up to even half. E quindi arrivo quasi a metà. But in the half. Ma nella metà. There was like this in the contour. Nelle convessioni. It was like a big, what? How could I say? Like a big bulb that came out like this. È come se usciva una grande palla. Very hard to grab on. Molto difficile ad aggrapparsi. So I came to that. E quindi arrivai lì. Then it was like 1 meter. E quindi c'era da un metro di distanza da lì. To the next thing that you could ever hold. Alla prossima cosa. C'era un metro da quel punto lì all'altro punto d'appoggio. So I'm standing with one foot tall on one thing. Quindi avevo un piede su una cosa. Another on one, another thing. L'altro piede in un'altra. And I'm hanging. Ed ero aggrappato. And I'm realizing. E sto realizzai. This is not gonna work. Questo non riuscirò, non ce la fa. So I'm looking down. Quindi guardo giù. Now there has come a lot of people starting to stand and look. E c'erano tante persone che si erano avvicinate per guardare. Giving up is not an option. Mollare non è un'opzione. So I'm hanging there. E quindi ero lì aggrappato. I'm coming nowhere. I can't go anywhere. Non posso andare da nessuna parte. I can't go up. Non posso andare su. And I definitely can't go down. E sicuramente non posso andare giù. I don't know what if you know what happens with muscles. Non so se sapete cosa succede con i muscoli. When you're standing like this, quando state così, they start to spasm. Iniziano ad avere lo spasmo. So I start to shake. E quindi inizio a scuotere. And pain comes in my shoulders. E il dolore arriva nelle spalle. And my hair, my, e I have so much i miei polpacci, così tanto dolore. So I'm hanging there. E sono lì aggrappato. And I'm thinking, penso, I'm gonna die. Io morirò. So I just have to do something. Quindi devo fare qualcosa. Because my leg. Perché mio piede. And this is. It felt like I had been hanging there for maybe 10 hours, but it was probably only 20 minutes. E mi sembrava di essere lì da 10 ore, ma sarà stato 20 minuti. So I'm thinking I have to rest my leg.
Quindi devo stendere il mio piede. By the way, my wife has already gone. Nel frattempo mia moglie se n'era già andata. She knew. Lei sapeva. I will never come down. Che non sarei mai più tornato. So I'm like trying to pull back and just. I'm just thinking maybe I can rest my leg over this big thing. E quindi per cercare di muoversi pensa posso mettere il piede sopra questa grande palla. So I'm hanging up my leg over that. E sto cercando di appendere il mio piede lì. And while I'm and then now I'm in a position like this. E adesso sono in una posizione così. And I get this crazy idea. E mi viene questa pazza idea. So I'm just pushing everything I can. Sto spingendo tutto quello che ho. With my leg, like a what do you call it? A pivot. When you have a. Sì, come una leva. Sì. Sto cercando di muovere il piede come una leva. Sì, è una leva. A pivot. It will be fluent in Italian by the end of the sermon. Ok, alla fine sarò molto bravo in inglese. So in italiano, scusate. Okay. I hear you. Now, so I'm pulling and I'm like flying up and I'm when I'm flying up, I'm reaching that handle 1 meter up. E mentre mi sto spingendo con tutto il corpo, riesco a raggiungere quel punto lì ad un metro. I have so much pain everywhere. Avevo così tanto dolore dappertutto. I cannot hold on to this seconds. I just pushed the next one and I it was just pure will. E quindi non sarei potuto restare più di un secondo lì. Allora mi spingo nell'altro e ancora nell'altro. Ero totalmente volontà in quel momento. And suddenly, e ad un certo punto, I came to the end of the wall. Arrivo fino alla fine della parete. And I pushed myself over. Mi spingo sopra. And I had done it. E ce l'ho fatta. I had conquered the impossible wall. Ho conquistato il combattimento impossibile. You know, I stood up. Ero lì in piedi. I mean, it was a silly little thing. Era una cosa stupida, semplice. But I felt like I had won the biggest and most important medal in the world. Ma mi sono sentito come se ho conquistato la più grande e importante medaglia in mondo. So he lowers me down with a rope. Quindi il ragazzo mi porta giù. There are quite a number of people that now standing there. C'era un bel po' di persone che erano lì in piedi. And when he lowered me down. E quando mi porta giù. There is nothing left in my legs. Non c'era niente nelle mie gambe, non c'era so più I'm niente. Trying, you know, and my legs just goes like this. Quindi mi sono lasciato andare così. So I'm walking out from that store. E camminai fuori da quel negozio. Like this. Così. But listen. Ascoltate. In my world. Nel mio mondo. It felt like everybody was standing. Era come se tutti yeah! fossero lì ad applaudire. I wanted to walk out like this. I walked out on the streets outside the store. Uscì da quel negozio per strada. The impossible. Impossibile. I did it. Io ce l'ho fatta. I tell you, 1 week after. Una settimana dopo. There was not a single friend in my telephone list. Non c'era nessun amico nella mia lista di telefono. That didn't get a telephone call. Che non ricevette una telefonata. You know that. Sai. Impossible wall. Sai quella parete impossibile. I did it. Io ce l'ho fatta. But there is one thing with this. Ma c'è una cosa. The feeling I got when I walked out. La sensazione che avevo mentre sono uscito. So many times God has spoken to me. Così tante volte Dio mi ha parlato. That I need to get back to that feeling. Che devo ritornare a quella sensazione. Because God wants us to feel that feeling. Perché Dio vuole che noi ci sentiamo così. The feeling of victory. La sensazione di vittoria. When you conquer something. Quando hai conquistato qualcosa. When you do something. Quando fai qualcosa. When you hold on to the end. Quando tieni fino alla fine. Maybe you are falling on the way. Magari sei caduto nella via. Maybe you face problems. Magari hai avuto a che fare con i problemi. But you don't give up. Ma non ti sei arreso. You rise up again. Ti sei alzato ancora. In the end. Perché alla fine. That bell will go. Quella
quella campana andrà, suonerà. And the feeling is incredible. E la sensazione sarà incredibile. And God wants us to feel that. E Dio vuole che noi ci sentiamo così. Listen, we need to get back to the sense of victory. Dobbiamo tornare alla sensazione di vittoria. We need to rise up again. Abbiamo bisogno di rialzarci. And you know, for different people here, e può darsi che per molte persone qui there are different areas, ci siano diverse aree, different fights, diverse fighti. We all have them. Noi tutti ce li abbiamo. No one here, nessuno qui can say, può dire I have no fights in life. Io non ho avuto nessuno combattimento in vita, nella vita. We all have them. Tutti li abbiamo avuti. But you know what? Ma sai cosa? Jesus died for you. Gesù è morto per te. Jesus died for you. Gesù è morto per te. In him, in Lui, we are more than conquerors. Noi siamo più che vincitori. In him, in Lui, nothing is impossible. Niente è impossibile. I don't know what your dreams are. Non so quali siano i tuoi sogni. I don't know what your goal is. Non so quali siano i tuoi obiettivi. But let me tell you one thing. Ma lascia che ti dica una cosa. Nothing is impossible. Niente è impossibile. If you're willing to fight for it, se sei pronto a combattere per quelli, we can get it. Ce la faremo a raggiungere. You can see it happen. Potremo vederli accadere. And maybe, e forse we will walk out, cammineremo fuori like this, così. But whatever happens to us, ma tutto quello che ci succede, we need those victories. Per tutto quello che ci succede noi abbiamo bisogno della vittoria, perché le nostre vittorie will give you faith for the next battle. Ci daranno fede per la prossima battaglia. And that victory will give you more faith for the next battle. E quella vittoria ci darà ancora più fede per la prossima battaglia. And sometimes we have fallen in our lives and we are just laying down. E alcune volte siamo caduti nella vita e siamo ancora lì per terra. And it feels like all of life is just, e ci sentiamo come coming against us. E ci sentiamo come se tutta la vita ci è venuta addosso. And listen to me. Ascoltate. Sometimes, alcune volte, you only need to rise up and win one victory in one area of your life. Abbiamo bisogno di alzarci in piedi e vincere una sola battaglia ancora. You don't need to win in every area of your life. Non devi vincere in tutte le aree. Just in one. Solo in una. Because if you get that victory, perché se riesci ad avere quella vittoria, it will give you the faith, ti darà la fede to rise up in per rialzarti in tutte le altre and to fight in new areas. E vincere nelle prossime battaglie, prossime aree. Time to get up. Listen to me. I'm going to end with saying this. Ascoltatemi, io finirò con questo. You're not a loser. Non sei un perdente. You're not a loser. Tu non sei un perdente. You're not a loser. Tu non sei un perdente. I mean, it's like you know you have somebody in your team. È come se avessi qualcuno nel tuo team. It's like having Zlatan Ibrahimovic in your team. Come avere Ibrahimovic nella tua squadra. What did you say now? Did you translate it correctly? Yeah, yeah. Okay. You have Jesus in your team. Noi abbiamo Gesù nella nostra squadra. Listen, what it says, if God is for you, se Dio è con te, who can be against you? Chi potrà essere contro di te? Greater is he that is in you, grande è colui che è dentro di noi, than he that is in the world, di colui che è fuori. Amen. Let's stand on our feet. Alziamoci in piedi. Listen, I'm sorry, I'm not teaching super deep Bible study or keys how to grow your church. Vi chiedo perdono se questa mattina non ho fatto grossi studi biblici profondi per come crescere. But let me tell you one thing. Ma lasciate che vi dica una cosa. If we get a hold of this, if we can understand this, se possiamo comprendere questo, our church will grow. La nostra chiesa crescerà. Because a church where people experience victories in life, that's a church where you want to be. Perché una chiesa in cui ci sono persone che sperimentano vittorie nella propria vita, è quella è una chiesa in cui vuoi stare. Where you grow. Dove cresci.
Now, I don't know what area it is. Io non so quale area può essere. It might be financial. Può essere finanziaria. You're struggling. In cui tu stai combattendo. Maybe it's dreams or things that God spoke to you once. Magari sono sogni o cose che Dio ti ha detto. Or maybe it's family. O magari la famiglia. Or maybe it's something else. O qualcos'altro. Listen. Ascolta. You cannot lose. Non puoi perdere. You can only give up. Puoi solo arrenderti. So don't give up. Quindi non arrenderti. Don't give up. Non arrenderti. Just close your eyes. Chiudiamo gli occhi. Just close your eyes. Father, I thank you right now. Padre, ti ringrazio in questo momento. You know everyone that is here right now. Tu conosci ogni persona che è qui. You know every situation. Tu conosci ogni situazione. Every area of their life. Ogni area della loro vita. You know their battles. Tu conosci le loro battaglie. You know where they struggle. Tu conosci dove stanno avendo fatica. So I thank you right now. Quindi ti ringrazio adesso. That you come, Holy Spirit. Che tu vieni, Spirito Santo. To come with new courage. Tu vieni e dai coraggio, new strength, nuova forza, to rise up again, per rialzarci, to take up the fight, per riprendere a combattere. Thank you for victory in Grazie Jesus per name. La vittoria nel nome di Gesù. Victory in areas where we thought that we have lost. Vittoria nelle aree in cui avevamo pensato di perdere. Victory in areas where we maybe thought that we have given up. Vittoria nelle aree in cui abbiamo pensato di mollare. Thank you, Lord. Grazie, Signore. In you, in te, we can do all things. Noi possiamo fare ogni cosa. Nothing is impossible. Niente è impossibile. Nothing is impossible. Niente è impossibile. Nothing is impossible. Niente è impossibile. I thank you, Holy Spirit. Ti ringrazio, Spirito Santo. Come with a new courage right now. Vieni con un nuovo coraggio adesso. In Jesus' name. Nel nome di Gesù. I thank you, Holy Spirit. Ti ringrazio, Spirito Santo. I thank you, Holy Spirit. Ti ringrazio, Spirito Santo. In Jesus' mighty name. Nel nome di Gesù potente. Amen. Amen. And amen. Amen. Alleluia. Alleluia, gloria a Gesù. È tempo di rialzare il capo. Amen. Alleluia, rialziamo il capo. Alleluia, guardiamo a Gesù. Colui che ci stende la mano e ci rialza. Amen. Alleluia, noi ci rialziamo. Questo è il segno o il segnale di una persona spirituale. Accusiamo il colpo, combattiamo, ma ci rialziamo. Non rimaniamo per terra, non rimaniamo abbattuti, ma noi siamo un popolo che si rialza. Perché c'è qualcuno che ci rialza. Il suo nome è Cristo Gesù. Alleluia, stai combattendo, continua a combattere. Non ti arrendere, non ci arrendiamo, fratelli, perché se ci arrendiamo diamo la vittoria al nostro nemico. Noi vogliamo combattere, come è stato ricordato, perché c'è qualcuno che combatta per noi. Amen. Giosafat combatteva e poi è stato incoraggiato da Dio dicendo: continua a combattere, stai tranquillo, perché questa battaglia non è tua ma è mia, dice il Signore. Le nostre battaglie le combatte il Signore per noi e noi facciamo la nostra parte e poi il Signore fa la sua. Amen. Adoriamo il Signore, benediciamo il Signore Gesù. Alleluia, un canto di conclusione. Amen. Alleluia. Con te posso ogni cosa, posso ogni cosa, perché tu mi dai forza. Niente è impossibile con te, i ciechi rivedono, le fortezze cadono, sto vivendo per fede. Voglio vivere per ciò che vedo, voglio vivere per ciò che sento, perché so che tu sei qui con me e so che niente è impossibile. Con te posso ogni cosa, posso ogni cosa, perché tu mi dai forza. Niente è impossibile,
con te, i ciechi rivedono, le fortezze cadono, sono diventa per fede. Niente è impossibile, credi in te, credi in te, credi in te, credi in te, Gesù. Gesù, alleluia. Niente è impossibile per coloro che credono. Amen. Signore, grazie perché crediamo in te, crediamo che tu sei il Dio dell'impossibile e che compie l'impossibile. Signore, ci sono qui, siamo qui bisognosi. E chiediamo che tu compi l'impossibile nella vita di ciascuno di noi. Sostieni coloro che stanno combattendo una battaglia. Sostieni, Signore, tutti noi, Signore, che stiamo vivendo momenti di prova, di attacco o di attacchi. Signore, grazie perché sappiamo che tu sei con noi. Alleluia, rialza coloro che sono caduti, Signore. Rialza il capo, coloro che sono curvi, Signore. Noi ti benediciamo e ti ringraziamo perché tu sei l'Iddio eterno, l'Iddio degli eserciti, alleluia, l'Iddio che combatte le battaglie per noi. Diamo a te tutto l'onore, la gloria e la potenza, la riconosciamo solamente a te, nostro Dio. Grazie per Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Amen. Ed ora la grazia del nostro Signore Salvatore Cristo Gesù, l'amore immenso di Dio e la comunione costante e continua con lo Spirito Santo rimanga con tutti noi da ora e per sempre in eterno. Amen. Dio ci benedica. Grazie. Thank you. Dio ci benedica. Non ce l'ho più. C'è un banco alimentare straordinario da ritirare.